vi porto i saluti dei lavoratori di Napoli Sotterranea che lavorano a nero come volontari, sono finti volontari e finti lavoratori, sono finte tutte e due le cose perché di fatto lavorano a nero come guide turistiche. E aggiungo un paio di cose a quanto è stato detto fino adesso, soprattutto mi riferisco al primo intervento che condivido pienamente. Credo che questa proposta sia una proposta da accettare integralmente. Mi permetto poi, se c'è la possibilità, anche di individuare un altro paio di punti critici che possono essere forse articolati. Credo sia stato importante sottolineare che lo Stato è il primo datore di lavoro precario in questo paese e che quindi non ci si può aspettare dal privato che si comporti diversamente laddove lo Stato dà lavoro precario. Credo che ci sia una svalorizzazione complessiva del lavoro in cui rientra anche il discorso sui lavoratori della cultura. Posso fare un esempio che mi è vicino geograficamente. La digitalizzazione dell'archivio del Banco di Napoli è fatta dagli studenti grazie all'alternanza della scuola-lavoro prevista dalla Buona Scuola. Questo significa svalorizzare completamente il lavoro culturale, oltre a far lavorare gratuitamente studenti che invece dovrebbero far altro sui banchi di scuola, a nostro avviso. Infine, è l'aspetto che mi sta più a cuore, quello del lavoro nero mascherato, il lavoro volontario, quindi non soltanto come appunto limite per chi lavora invece con i giusti requisiti nel settore della cultura, ma anche come possibilità per molti di fare profitto e quindi come mascheramento del lavoro nero. Io credo che su questo, e questo era il mio, nostro modestissimo suggerimento da attivisti che si sono occupati di queste questioni, io credo che si possa ragionare anche sull'istituzione di sanzioni per le amministrazioni pubbliche che vanno a sforare rispetto alla quantità di volontari. E credo che si debba anche ragionare, per quanto riguarda invece le associazioni private che gestiscono i beni culturali, sulla revoca assoluta e immediata delle concessioni, laddove si va a verificare che il lavoro impiegato è di fatto un finto lavoro volontario, ma è un lavoro a nero. Questo significa non soltanto tutelare i lavoratori, ma significa anche nella loro salute. Casi sono anche queste le violazioni che abbiamo visto e abbiamo potuto constatare, ma significa tutelarli anche da un punto di vista contrattuale, da un punto di vista contributivo e significa tutelare anche il bene culturale come bene comune, perché è evidente che trattato in questo modo diventa poco più che un affare, soldi su queste cose, profitto su queste cose, non dovrebbe essere mai consentito di farne. Chiudo dicendo che noi quindi non soltanto come potere al popolo accusiamo pienamente la proposta, ma che appunto ci permettiamo anche di proporre questi spunti perché probabilmente dagli attivisti, dai territori, da chi quotidianamente si occupa sia da un punto di vista delle vertenze dei diritti dei lavoratori che della salute dei lavoratori, probabilmente ci possono essere anche degli altri elementi di spunto, di contributo che poi ovviamente starà a voi poi capire se e come recepire. Vi ringrazio e mi sembra anche superfluo sottolineare che il volontariato è la cosa più bella del mondo, ma non se diventa una guerra tra poveri e tra lavoratori che sono l'uno più sfruttato dell'altro. Il volontariato è un'altra cosa.